Bentornati a Buongiorno Verona, siamo nuovamente in diretta con la nostra terza e ultima intervista di oggi dedicata al tema del giorno e come avete visto nelle due precedenti interviste oggi torniamo a parlare di volontariato, delle attività svolte a supporto della comunità veronese e soprattutto di coloro che in questo periodo hanno più bisogno di aiuto in questo momento post pandemia. E Verona, lo sappiamo, quando si tratta di dare una mano non si fa mai indietro, l'abbiamo visto nelle settimane scorse intervistando Croce Bianca, Associazione Fevos, la protezione civile e oggi abbiamo esplorato un'altra branca del volontariato, se così possiamo chiamarla, quella più attiva, insomma, per dare un sostegno concreto, materiale a chi ne ha bisogno. E allora, per parlare di questo, siamo in collegamento con Chiara Tommasini, presidente del CSV di Verona. Buongiorno Chiara. Buongiorno. Allora, dunque, Chiara, nelle ultime settimane aveva destato parecchia curiosità la campagna Cercasi Umani. Inizialmente non si capiva quale fosse, diciamo così, l'oggetto della campagna, poi finalmente qualche giorno fa è stato svelato che si trattava della nuova campagna del Centro Servizi di Volontariato di Verona. Ecco, di cosa si tratta nello specifico? Si tratta di una campagna di promozione dei valori del volontariato e della cittadinanza attiva che è frutto di un percorso di un anno e mezzo di attività con una trentina di enti e associazioni veronesi per far parlare del volontariato, far avvicinare le persone alle associazioni di volontariato e agli enti che operano con volontari, però è stato fatto in maniera colorata, con un tocco giovanile, con un teaser, quindi un messaggio senza loghi, senza mittente, e la campagna ha avuto successo anche da questo punto di vista, proprio perché non abbiamo parlato subito di volontariato, di sociale, ma siamo andati a incuriosire chi leggeva, chi guardava, e dopo questa prima fase è stata svelata, insomma, qual era il focus. E stiamo cercando volontari per le associazioni in questo modo innovativo, puntando su un sito che mette in contatto gli enti con le persone, andando a ricercare delle persone che hanno delle caratteristiche ben precise, con orari ben precisi, e devo anche dire che i ritorni sono stati notevolmente positivi. Ecco, infatti mi aggancio un po' a questo perché giustamente hai parlato di una campagna colorata, si reclutavano egoisti, polemici, insomma pigri, è stato molto divertente vederlo anche scritto sui manifesti perché uno si chiedeva ma come, quindi sicuramente è stata molta curiosità. Ecco, spiegaci un po' in termini numerici anche questo incremento che c'è stato di volontari, insomma, che sono arrivati. Ma diciamo che i primi ritorni dalle associazioni sono molto lusinghieri. C'è chi ci ha comunicato che ha già trovato il volontario che cercava per il tipo di attività di cui aveva bisogno. C'è chi invece dice che si sono fatti avanti circa una quindicina di persone a settimana. Quindi tra un po' di tempo probabilmente daremo dei numeri un po' più concreti e puntuali, però di sicuro è una campagna che ha fatto parlare di volontariato e ha fatto smuovere veramente i pigri, gli insicuri, i timidi, cioè tutte quelle persone che magari hanno delle caratteristiche che non avrebbero mai pensato di potersi di poter essere adatti a fare un tipo di attività così, e di conseguenza siamo andati un po' a smuovere le coscienze, gli stereotipi, prendendole appunto, partendo da aggettivi negativi per poi arrivare a delle figure messe in positivo. Certo. Ecco, quante sono più o meno le organizzazioni, le associazioni con cui si può collaborare? Ma a Verona sono un numero non precisato, nel senso che sono veramente tantissime. Se pensiamo solo a quelle iscritte nei registri, associazioni di volontariato, promozione sociale, l'ex Onlus, parliamo di un migliaio di enti, più tutta una serie di piccoli soggetti attivi sui vari territori comuni della provincia, che sono ad oggi magari comitati locali o comitati di quartiere, che però hanno dei volontari al cui interno operano, per cui veramente ce n'è per tutti i gusti, per tutti gli ambiti, e veramente c'è lo spazio per tutti quelli che si vogliono smuovere e dare una mano alla
alla comunità. Se facciamo i conti che la stima di Istat è che un Veneto su 10 fa volontariato, noi in realtà stiamo puntando ai 9 Veneti su 10 che non fanno volontariato. Mi sembra giusto. Ecco, poi diciamo così, facendo un passo indietro, come è cambiato il volontariato? Come ha retto il colpo della pandemia? Perché sicuramente, insomma, è stato un periodo complicato per tutti. Sì, all'inizio diciamo che a parte il blocco iniziale che nessuno si sarebbe mai aspettato di dover vivere, tutte quelle associazioni che si occupano di protezione civile e soccorso sanitario piuttosto che quelli a supporto della distribuzione di cibo alle mense, sono sempre stati attivi, anzi hanno incrementato molto le loro attività. Al contrario, tutte quelle associazioni che si occupano di socialità, di cultura, sono state ferme per un buon periodo di tempo, come pure tutta quella fascia di persone volontarie che hanno un'età dai 65 anni in su, hanno subito veramente il contraccolpo, per cui non si sono più potute fare le attività. E ci si è affidati molto a chi è giovane, a chi nel periodo del primo lockdown si è messo a disposizione. Abbiamo visto un incremento della disponibilità. Chiaro che poi nel corso del tempo queste persone, c'è chi ha proseguito l'attività con gli enti presso cui hanno iniziato a fare volontariato, piuttosto chi si è fermato. Di sicuro c'è tutto un mondo che in questo momento sta ripartendo e ha veramente bisogno di nuove figure e di supporti che sono veramente tra i più diversi e diversificati. Se pensiamo banalmente alla comunicazione che si è trasferita tutta online, anche solo chi ha competenze digitali o ha competenze di comunicazione tramite social per le associazioni sono strategici. Quindi di sicuro un po' di buona volontà e poi l'associazione sicuramente troverà il modo per impegnare tutti quanti. Certo, ecco, adesso andiamo a chiudere l'intervista con una notizia non fresca di più che riguarda il coinvolgimento di una scuola media veronese che è stata stimolata insomma, dal CSV, dalla campagna Cercasi Umani, ha realizzato un video se non sbaglio. Insomma, raccontaci un po' cosa è successo. Ma in realtà, allora, la scuola media di Vigasio, due classi sotto la guida del maestro Marco Fasetto, in realtà no, non è stata la spinta del CSV. Di fatto loro con il primo teaser di Cercasi Umani sono stati colpiti dalle parole del manifesto, per cui hanno iniziato a riflettere su che cosa volesse dire. E l'hanno messo in musica, l'hanno cantato, l'hanno suonato. E poi quando ci siamo svelati come centro di servizio, siamo stati contattati dal maestro Fasetto che ci ha mandato il video, la traccia, e di fatto lo stiamo promuovendo con il logo del centro di servizio, perché è un ottimo esempio di come anche la scuola può essere tramite per veicolare alcuni messaggi e come il volontariato sia anche fondamentale nella diffusione tramite la scuola dei valori della cittadinanza attiva e della società civile. Certo, perché poi voi tra l'altro andate prima della pandemia, insomma, eravate coinvolti anche nelle scuole, ovviamente adesso purtroppo non si può fare, ma sicuramente tornerete nelle classi. È chiaro che le associazioni che prima trovavano nelle scuole uno dei bacini più importanti di ascolto piuttosto che di reclutamento o anche solo per farsi conoscere, non hanno più potuto approcciare questo tipo di realtà, e quindi chiaramente sì, è tutto un dialogo da riprendere e riattivare. Questo è un esempio virtuoso di come veramente un po' di buona volontà e anche un po' di fantasia e di estro, questi due mondi si parlano veramente tanto.
Eh sì, assolutamente. Magari recluterete, riuscirete a reclutare qualcuno dei bambini più avanti, quando avranno occasione di darsi da fare il volontariato. Probabilmente vi ritroverete qualcuno sicuramente che busserà alla vostra porta. Noi nel frattempo, Chiara, vi ringraziamo, la ringraziamo per averci portato la realtà del CSV, e soprattutto speriamo di aver invogliato qualcuno dei nostri spettatori, ascoltatori, a prendere parte a questa campagna, a prendere parte, insomma, al mondo del volontariato, che è sempre tanto importante. Grazie a voi per lo spazio. Benissimo, e allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento allora lunedì prossimo con un nuovo appuntamento, un nuovo tema del giorno e tante interviste. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.